Da Boris Giuliano a Carlo Alberto Dalla Chiesa, da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino. Storie di eroi in lotta contro la criminalità organizzata, uomini contro la mafia, è la storia di una resistenza anomala, una resistenza che inizia con la nascita della consorteria mafiosa e prosegue fino ai giorni nostri. È la storia di uomini che hanno speso la propria vita affinché la mafia potesse essere sconfitta e che troppo spesso sono caduti per difendere le istituzioni democratiche di un paese distratto e riconoscente. Servitori dello Stato e uomini di chiesa, esponenti della società civile e dirigenti di partito, imprenditori e sindacalisti, personalità diverse unite dallo stesso destino. Da Emanuele Notar Bartolo a Libero Grassi, da Gio Petrosino a Carlo Alberto Dalla Chiesa, da Salvatore Carnevale a Pio La Torre, da Peppino Impastato a Don Giuseppe Puglisi, da Paolo Giacone a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I loro ritratti compongono un'epopea unica nel mondo occidentale, percorsi individuali che si intrecciano in maniera originale, perché Uomini contro la mafia non mette in scena il cammino di eroi solitari, ma racconta il tentativo di dar vita a un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire il fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Dall'autore del bestseller La Chiesa e la Mafia, la storia degli uomini che hanno sacrificato la propria vita affinché la mafia potesse essere sconfitta. È un libro durissimo quello di Ceruso, ricostruisce le troppe ambiguità a cavallo tra la mafia e una religiosità distorta e oscena. Gian Antonio Stella, autore di La Casta. Un pugno nello stomaco, una ricostruzione di storie emblematiche che corrono accanto agli ultimi decenni di storia di mafia ufficiale. Attilio Bolzoni, La Repubblica. Vincenzo Ceruso è nato a Palermo, dove vive e lavora. Allievo di padre Pino Puglisi, si è occupato di minori a rischio di devianza in alcuni dei quartieri più difficili di Palermo. Già ricercatore presso il Centro Studi Pedro Arrupe, collabora con l'Osservatorio Migrazioni e scrive di mafia su diverse testate. Per la Newton Compton ha pubblicato Uomini contro la mafia, i cento delitti della Sicilia, Provenzano, L'ultimo padrino, La mafia nera, Le più potenti famiglie della mafia e con Pietro Comito e Bruno De Stefano, I nuovi padrini.